Adesso leggo come dicevo, la parte storica che mi interessava leggere. Molte storiche femministe spiegano l'instaurarsi del dominio maschile come risultante dall'invidia degli uomini nei confronti della biologia femminile. Si dice che il punto focale dell'invidia maschile sia la capacità delle donne di generare, ma in alcune società primitive, dove si riteneva che il sangue avesse qualità spirituali, sembra esservi traccia anche di un'invidia relativa alla capacità delle donne di sanguinare periodicamente mestruazioni. Allora, questo discorso qui, del fatto che il sangue fin dall'antichità era stato considerato sacro e quindi in qualche modo le donne erano considerate sacre agli inizi, è un discorso che è stato anche supposto quando ad esempio si studia l'arte del Neolitico, perché spesso si vedono delle pitture, ecco, delle manifestazioni artistiche rupestri e abbiamo trovato anche tipo dei pezzi di ciotoli, di vasi, ecco, che erano dipinte di rosso, ocra rossa, e quindi in qualche modo lasciava intendere che appunto il colore rosso, e quindi di conseguenza il sangue, avesse delle caratteristiche appunto considerate sacre di vita. Tra l'altro, mi pare che, non so se è stata Maryse Bijenbuta o su qualcun altro, in realtà che c'era qualcuno che aveva addirittura supposto che ai cadaveri, ecco, le prime forme di sepoltura in realtà che l'essere umano, ecco, ha praticato, in realtà al cadavere si spalmasse tipo sopra una sorta di pigmento rosso, proprio perché in realtà probabilmente dal loro punto di vista era come dargli una seconda vita, comunque era come farlo vivere in qualche modo, proprio perché andavano a collegare il discorso del sangue e del respiro col discorso della vita. Poi, secondo queste studiose, vi fu un'epoca in cui i popoli primitivi credevano che le donne potessero generare senza intervento maschile. Queste società riconobbero alle donne uno status elevato al quale vennero associati stereotipi positivi di genere. Tra l'altro, questo discorso è trattato anche da Erik Naumann, che è uno psicologo di tipo. Ha scritto alcuni libri, ecco, di psicanalisi più che di psicologia. Io tra l'altro di lui avevo letto un'analisi che lui aveva fatto della Luna, vista nelle società antiche, ecco, antiche in certe società contemporanee, certe tribù, ecco, contemporanee, dove proprio in alcune società la Luna non era vista come femminile, ma era vista come un dio maschile. E infatti, secondo alcuni di questi gruppi, andavano addirittura a spiegare le mestruazioni come il signore della luna, che in realtà deflorava la fanciulla e la rendeva appunto sua sposa. Quindi in realtà, dal loro punto di vista, il sangue che colava era sacro, proprio perché era in realtà il tributo che era stato versato appunto a questo dio della luna, questo signore della luna. E tra l'altro no, ma stavo appunto pensando, probabilmente lo riporterò anche sul mio blog, quindi se poi qualcuno volesse, perché ce l'ho appunto in PDF, se poi qualcuno volesse leggere proprio questa analisi che è stata fatta da questo Neumann, io gliela linko, ecco, gliela faccio leggere, perché è un'analisi molto interessante su questo tema proprio della Luna, che probabilmente nella primissima fase dell'umanità non era vista come femminile, ma veniva vista proprio come maschile. E tra l'altro il discorso del sole femminile, della luna maschile, se non erro, era presente anche nei babilonesi, così come poi è stata presente anche negli arabi, perché un dio, credo appunto babilonese, che adesso mi sfugge il nome, forse il dio Shin, ma non ho adesso il nome sotto, cioè non mi viene in mente adesso praticamente il nome, però se voi andate un po' a vedere, il dio babilonese della luna era proprio maschile. E tra l'altro, se non erro, il termine luna maschile lo ritrovate anche in arabo proprio moderno, se voi andate un po' a vedere, se non erro, loro proprio la luna è maschile, anche perché poi tra l'altro, sempre se non erro, nella poesia di tipo pre-islamica, in qualche caso anche araba, quando i poeti si rivolgevano alla luna, si rivolgevano alla luna proprio da un punto di vista maschile. Quindi noi abbiamo proprio cioè c'è proprio come cosa, nel senso che non è una supposizione, però è una cosa certa, che presso alcune popolazioni o comunque presso certi momenti storici
la luna era concepita proprio come maschio, come dio, e in qualche modo le donne che avevano il ciclo nei periodi, ad esempio, di luna, luna piena, per dire, in qualche modo venivano considerate sacre, sacre al dio. Poi, in seguito però, l'invidia maschile finì per alimentare un diverso modo di vedere le donne, che presero a essere considerate come semplici contenitori o camere di incubazione del seme vitale, se il tramite dello sperma era conosciuto del maschio. Questo poi, come abbiamo detto, è la versione anche di Tommaso d'Aquino, rimando appunto alle letture che ho fatto proprio prima, precedentemente. Grazie a questa nuova prospettiva sul mondo, gli uomini non ebbero più alcun bisogno di invidiare la capacità femminile di procreare, dal momento che ora si consideravano i veri artefici della vita. Per rafforzare questa nuova e ancora precaria visione del mondo, venne sviluppata una serie di stereotipi. Essi attribuirono agli uomini la coloritura di attivi e riconobbero loro i ruoli sociali più importanti, mentre le donne vennero dipinte come esseri passivi, il cui principale scopo nella vita era di accogliere e far fruttificare il seme maschile. Allora, questo qui, come abbiamo visto prima, era il discorso proprio tipico di Tommaso d'Aquino, rimando proprio alle videoletture precedenti. E quindi, in qualche modo, di tutto poi il discorso del cristianesimo. La teoria dell'invidia trova conferma nello studio di alcune culture tribali, nelle più antiche descrizioni sistematiche degli stereotipi di genere, vale a dire quelle forniteci da Aristotele e altri greci. In varie società tribali del Pacifico meridionale, del Sud America e dell'Africa, i maschi vengono sottoposti a salassi rituali che imitano le mestruazioni. In questa società, per esempio, i Sambia della Papua Nuova Guinea, la distinzione che ne consegue è netta. Indotte artificialmente con bastone o altro strumento affilato, le perdite maschili producono sangue pulito, mentre lo spontaneo mestruo femminile produce sangue sporco. Shaw e Moore riferiscono di un rito maschile dell'Australia aborigene in cui gli uomini si incidono il pene e inseriscono delle pietre nei tagli in modo che le ferite non possano più rimarginarsi. Tale rito imita l'emorragia femminile, nel linguaggio locale la ferita viene detta vagina. Durante questo rito i giovani maschi passano tra le gambe dei più anziani in modo da rinascere dall'utero maschile. Allora, questa cosa io l'avevo già trovata citata in due libri. Allora, uno, se non erro, la citava anche. Mi pare la citasse anche Fraser nel Ramo d'Oro, se non sbaglio, quando andavo un po' a parlare dei tabù, ecco, dei tabù legati a questo discorso del sangue femminile, nel senso che effettivamente ci sono state delle popolazioni che avevano proprio questo rituale per delle mestruazioni maschili. E addirittura mi pare che ne parli anche Armanda Guiducci nella Mela e il Serpente, e se non sbaglio ne parla anche un'altra autrice che ho letto, che aveva analizzato questi discorsi di un'antropologa, ecco, adesso però non mi ricordo chi fosse, Silvana Cichi, se non erro, l'avevo letto un po' di tempo fa. Comunque, al di là del nome, in cui parlavano proprio di questi riti antichi, di come le chiamano loro, di mestruazione, come vengono appunto chiamati, di mestruazione al maschile, dove appunto questi uomini si incidono il pene fino a farselo sanguinare, e poi, ad esempio, vanno in mezzo all'acqua, per dire, perché dal loro punto di vista serve quasi a purificare, ecco, serve quasi, è un atto, un vero e proprio atto religioso, ecco, un atto sacro. E quindi è interessante anche studiare questo punto di vista, diciamo, primitivo, proprio in merito a questo discorso del sangue legato proprio poi da una parte alla fisicità femminile e dall'altra a questa specie di mimesi che questi maschi mettono in atto proprio per imitare questo discorso della perdita del sangue delle donne. In tutte le società tribali che sono state studiate, in cui viene praticata l'imitazione maschile, di rituali femminili, la quantità di stereotipi di derivazione specificatamente sessuali è enorme. Le donne sono considerate sporche, deboli, non affidabili e vengono picchiate di frequente. Per le storiche femministe è il risultato del tentativo maschile di superare l'invidia per la biologia femminile. Sono trascorsi circa 2500 anni da quando Aristotele e altri greci delinearono per primi in modo esauriente i concetti di mascolinità e femminilità. A parer loro, la mascolinità era caratterizzata dall'attività e la femminilità dalla passività. Tutti gli altri numerosi aggettivi di genere della società scaturiscono da questi due termini chiave. Attivo presuppone altre qualità stereotipate maschili, quali aggressività, forza, attitudine al comando e razionalità. Passivo implica altre qualità stereotipate femminili, quali arrendevolezza, fragilità, attitudine alla cura, mancanza di iniziativa.
Allora, come vedete, queste sono proprio le parole che Tommaso d'Aquino usava nel suo libro, che ho letto proprio la Summa Theologiae. Se voi adesso andate a risentirlo, lui utilizza proprio queste parole che vedete qui, che sono proprio riprese da Aristotele. Poi, molte studiose femministe ritengono che tali stereotipi siano nati come reazione all'invidia maschile nei confronti della capacità generativa delle donne. Queste ricercatrici ritengono che, invece di invidiare alle donne la loro miracolosa capacità di dare la vita, i greci usassero la loro scoperta, che non vi può essere concepimento senza seme maschile, per cambiare le carte in tavola, ai danni delle donne e relegarle al ruolo di meri ricettacoli del miracoloso sperma maschile. Questo poi è un caso anche, un po' anche quando ad esempio Tommaso d'Aquino parla di Maria, che la va a identificare come somministratrice passiva della materia, proprio dopo aver ricevuto appunto questa specie di Spirito Santo che fa le veci del seme, come poi appunto diceva Damasceno, o comunque come dicono anche autori moderni, il caso ad esempio di Fon Baltasar, per cui rimando al video che ho realizzato su di lui.